Prima il Veneto significa innanzitutto che in un momento di crisi come questo bisogna fare delle scelte, la politica deve fare delle scelte e è evidente che ci sono delle priorità. Prima il Veneto significa dare una priorità ai veneti rispetto al lavoro, rispetto agli investimenti sull'impresa, rispetto all'occupazione, rispetto alla priorità sulle case popolari, rispetto a tutto quello che in qualche misura deve essere ritornato a chi per tanti anni ha fatto grande fatica, non solamente per rimanere in benessere tutto il sistema veneto ma anche gli altri. Oggi invece bisogna pensare un po' a se stessi, ci vuole una politica che guardi esattamente in questa direzione. Ma la forza vera della Lega non è solamente la sua comunicazione a livello nazionale piuttosto che a livello regionale, ma la forza da sempre della Lega è stata quella della sua militanza. In momenti in cui ci si deve presentare in mezzo alla gente, i gazebi della Lega sono sempre la testimonianza più efficace di quanto questo movimento è legato sul territorio. Quindi non solamente al numero dei gazebi, ma tutta la gente che con grande sacrificio passa ore e ore per convincere i cittadini veneti che forse è un'opportunità in più quella di poter consegnare il Veneto ad una forza politica che sa badare al proprio territorio. Quindi un ringraziamento molto molto sentito a tutti quelli che lavorano sotto i gazebi e li costruiscono.